Buongiorno a tutti, benvenuti. Io vi saluto a nome della Scuola Normale Superiore, essendo il preside della classe di scienze della scuola e, by the way, il coordinatore della sezione di chimica, sulla quale poi però parlerà il dottor Giordano. Spero che la cosa sia interessante. Questo è il primo anno in cui la parte di chimica è strutturata. Abbiamo cominciato l'anno scorso in una maniera diciamo di test, quest'anno dovrebbe essere andata abbastanza a convergenza e inserirsi nel programma complessivo insieme a tutte le altre discipline che hanno una tradizione più lunga di qualche anno in più presso la scuola normale. Quindi spero che la cosa sia di vostro interesse e lascio la parola alla professoressa Barsacchi, che è la coordinatrice di tutta l'iniziativa dei lincei per la scuola. O della scuola dei... Bene, grazie Vincenzo. E benvenuti. Io devo dire che la prima sensazione ogni volta che cominciamo questo corso per le scuole è l'emozione di incontrare gli insegnanti, perché questo è un lavoro che facciamo con voi, quindi voi siete essenziali. Perciò grazie. Sentivo parlando prima con una collega che lei viene da Firenze, perciò anche approdare qua non è senza fatica da parte vostra, perciò grazie davvero. Io mi compete, diciamo, portare il saluto dell'Accademia dei Lincei nella persona dell'attuale presidente, che è Alberto Quadrio Curzio, e del vicepresidente attuale Lamberto Maffei, che è stato presidente per i 6 anni passati e a cui dobbiamo, insieme all'attuale presidente, dobbiamo questa iniziativa. Veramente l'Accademia ha pensato, ha investito molto pensiero, ideazione, energia, risorse in questo lavoro con le scuole, per le scuole, con gli insegnanti, per gli insegnanti, perché appare chiaro a tutti che senza una buona scuola non c'è civiltà, quindi questa è la base di partenza. E questo programma, avrete visto nel sito, si articola in diversi poli. Per il momento il polo di Pisa è l'unico in Toscana, ma i vari poli coprono, direi, pressoché tutto il territorio nazionale, a questo punto quasi tutto, e si sta ancora espandendo, approfondendo, eccetera. E come accennava il professor Barone, ogni anno cerchiamo di formulare un programma che ci pare mano a mano si avvicini a quello che desidereremmo, però lo dovrete dire voi. Ci sarà un questionario distribuito alla fine in cui raccoglieremo le vostre opinioni, suggerimenti, idee per il proseguimento di questa iniziativa. E mi compete anche, lo faccio volentieri al di là di ogni formalità, anche se appunto vi porto via un pochino di tempo ai lavori con questo minimo di celebrazione, diciamo, di inizio corso, ringraziare la scuola normale che ci ospita in questi luoghi così belli. La bellezza aiuta sempre, aiuta a pensare, aiuta in ogni nostro movimento. E ringraziare la scuola anche per i suoi docenti. Nel corso di chimica sentiremo appunto docenti della scuola, ce ne sono anche in altri dei corsi relativi alle altre materie, e naturalmente senza di loro non potremo fare niente, ma anche ringraziare il personale della scuola, la segreteria, chi cura le riprese video che vengono poi messe a disposizione di tutti. Veramente il personale è ineccepibile. Pensate, quest'anno abbiamo ricevuto per ora, e le iscrizioni per alcuni corsi non sono ancora chiuse, più di 800 domande, abbiamo raddoppiato alcuni corsi perché chiaramente non... E con tutto questo abbiamo il rammarico di non aver potuto accettarle tutte, ma questo per dire che il lavoro compiuto dal personale amministrativo amministrativo organizzativo è veramente tanto. Ecco. Penso di non aver dimenticato niente e di nuovo benvenuti e aspettiamo le vostre risposte e reazioni. Grazie tante, perciò ora do la parola al primo docente. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, io sono Giordano Mancini e in questa presentazione cercherò di rivedere con voi quali sono più o meno le caratteristiche del linguaggio chimico e userò questa prima parte della presentazione poi per presentarvi quello che all'interno del mio gruppo, secondo noi, è il ruolo della grafica al computer all'interno della chimica, che noi vediamo come una estensione del suo linguaggio. Quindi usiamo la grafica molecolare come un'estensione delle formule più tradizionali a cui siamo tutti abituati. Quindi, come vi ho detto, io lavoro all'interno del gruppo di chimica computazionale della scuola, che è composto, come vedete lì. E prima però di iniziare alcune, credo, comunicazioni di natura logistica sul corso. Allora, il corso è organizzato in 5 incontri, di cui questo è il primo e riguarda la chimica e il linguaggio. Gli altri 3, che sono organizzati dalla professoressa Aquilini della divisione di didattica della Società Chimica Italiana, riguarderanno invece chimica e arte. E infine l'ultimo, che mi sembra sia il 14 aprile, il 19, chiedo scusa, riguarderà chimica e letteratura e sarà una giornata tematica su Primo Levi tenuta dal professor Luigi Dei dell'Università di Firenze. Quindi possiamo cominciare e, come vi ho detto, questa è l'organizzazione della mia presentazione e, quindi, allora, nelle slide successive ci sarà, vi presenterò alcune definizioni che probabilmente la maggior parte di voi già conoscono, magari anche meglio di me, però diciamo che servono a organizzare il discorso e per me, se mi permettete, sono una sorta di coperta di Linus, in modo che io possa poi seguire chiaramente il filo del ragionamento. Quindi intanto possiamo anche molto semplicemente definire un linguaggio come un sistema per comunicare informazioni di varia natura, costituito da simboli in cui gli emittenti e i destinatari codificano le informazioni che vogliono veicolare. Chiaramente esistono diversi tipi di linguaggio, quindi diverse strutture simboliche, e anche all'interno di un linguaggio, poi a seconda degli utilizzatori e delle comunità che ne fanno uso, queste strutture, questi simboli vengono interpretati in maniera diversa. E quindi chiaramente questo vale in generale per le scienze, quindi per l'uso che le scienze fanno del loro linguaggio, in particolare della matematica, e poi riguarda ovviamente la chimica, che ha il suo linguaggio peculiare. Ora, se pensiamo alla chimica e volessimo definirla brevemente, potremmo dire che è una disciplina che studia le trasformazioni della materia, la natura delle sostanze e le trasformazioni tra le sostanze. Per cui sembra abbastanza naturale che il linguaggio chimico dovrebbe essere in grado di trasmettere in maniera più possibile, semplice ed efficace informazioni che permettano di descrivere le sostanze e le loro proprietà e di mettere in relazione le sostanze tra di loro, ovvero sia di descrivere le trasformazioni e le reazioni. Ora, se facciamo un momento, un salto all'indietro, e andiamo a vedere cosa succedeva prima che nascesse quella che viene ritenuta normalmente la chimica moderna, quindi a partire dal 1789, vediamo che questo problema della rappresentazione delle sostanze e delle loro relazioni è sempre stato al centro anche dell'interesse degli alchimisti e di chimici medievali e poi del periodo della prima età della ragione. Per cui in questo esempio che io vi mostro, che è della seconda metà del 1600, ma ce ne sono anche molto simili, più antichi, anche risalenti al 1400, al 1500, ci sono una serie di simboli che rappresentano in questo caso delle sostanze, divisi in categorie, e il tutto è organizzato in una tabella in modo che incrociando le righe e le colonne sia possibile mettere in relazione l'affinità, come la definivano nel 1700, delle varie sostanze, cioè la loro tendenza a reagire tra di loro. Per cui attraverso ci sono dei simboli e è possibile stabilire una logica tra i simboli che permette all'utilizzatore, anche senza saper conoscere tutte le informazioni, di mettere in relazione gli oggetti tra di loro. E come vedremo più avanti, diciamo, questo è un tema fondamentale, almeno secondo me, della chimica, e uno dei successi della chimica come disciplina credo che dipenda anche dal successo che ha poi il suo linguaggio più evoluto di fare esattamente questa cosa. Ovviamente questo fatto, diciamo, per certi versi è abbastanza scontato, e in ogni caso la necessità di passare da un linguaggio già codificante in qualche modo, ma molto qualitativo, a un linguaggio più rigoroso e più vicino alle discipline che alla fine del 1700 già più quantitative, viene riconosciuto dai padri della chimica, e ad esempio ovviamente dal loro esponente principale che è Lavoisier, che nel suo famoso trattato sul metodo, che non a caso si chiama di nomenclatura chimica, enuncia proprio l'importanza che ha la necessità di passare ad un linguaggio che sia più rigoroso e che permetta di stabilire in maniera più quantitativa le relazioni tra gli oggetti che vengono descritti. E per cui quando pensiamo al linguaggio chimico, in qualche modo potete vedere molto facilmente che è facile dividerlo in più livelli, proprio come faremmo con un linguaggio umano scritto e parlato, per cui a livello, diciamo, più semplice possiamo parlare di ortografia chimica, questo perché i simboli chimici sono in qualche modo un analogo dei fonemi, e quindi possiamo combinarli insieme, rispettando alcune regole, per produrre dei concetti elementari. Le regole che usiamo sono in qualche modo l'analogo della grammatica, per cui noi, anche senza conoscere diciamo, esattamente tutti gli oggetti di cui stiamo parlando, possiamo usare le regole per descrivere degli oggetti ragionevoli, come vedremo dopo. E poi c'è un livello più alto di semantica, e questo vale, diciamo, a vari livelli, e possiamo utilizzare le varie versioni della grammatica, dell'ortografia e della semantica chimica per descrivere livelli diversi delle proprietà degli oggetti di cui vogliamo parlare. Per cui possiamo usare semplicemente una formula bruta, e in quel caso, quindi, come sapete meglio di me, semplicemente elenchiamo i componenti elementari delle molecole, oppure possiamo dare spazio ai gruppi funzionali, suddividendo la formula in gruppi funzionali, o ancora possiamo descriverne in qualche modo un certo livello della struttura. Per cui in questo caso io ho descritto, nell'ultimo caso, la struttura della molecola semplicemente come relazione tra i legami, ma ancora non la sto descrivendo come oggetto tridimensionale. Considerate che ovviamente il passaggio dai simboli che vediamo qua a quelli della slide precedente, ovvero sia di questo tipo, non è stato immediato, per cui diciamo, è un processo avvenuto tra la fine del 1700 e, diciamo, il lavoro di Berzelius, in cui piano piano si passa da simboli astratti, spesso in relazione, che nascevano in relazione ai pianeti e all'astronomia, a oggetti rigorosi sempre più assomiglianti a fonemi o numeri, o comunque simboli abbastanza semplici. E una cosa che non dobbiamo dimenticare è che tutto questo, diciamo, progresso di categorizzazione e divisione e rappresentazione degli oggetti che costituiscono la chimica, delle molecole, avviene effettivamente prima che i chimici fossero tutti d'accordo e convinti e fosse dimostrato che le molecole e gli atomi esistevano effettivamente, perché è un processo che arriva a compimento, diciamo, entro il 1860 più o meno, quindi ben prima che, abbastanza prima, circa 50 anni prima che gli atomi vengano osservati per la prima volta. E ovviamente il linguaggio permette molto di più di quello che abbiamo mostrato prima. Se ad esempio prendiamo una formula bruta, C6H6, molto semplice, il benzene, vediamo che di questo oggetto semplice noi possiamo descrivere in maniera semplice molte proprietà. Intanto la rappresentazione del benzene come osagono regolare, che è stata proposta, come tutti sappiamo, prima che ovviamente fosse possibile ottenere informazioni sulla struttura effettiva del benzene, rispettando alcune semplici regole, perché alla fine è sufficiente contare fino a 4, in effetti riflette le proprietà dell'oggetto microscopico benzene, per cui quello che disegniamo in effetti è un'approssimazione abbastanza buona della densità elettronica della molecola benzene. Non solo, noi diciamo possiamo desumere che il benzene sia fatto in quel modo, ma combinando insieme gli elementi, rispettando le stesse regole, contando fino a 4, possiamo disegnare altri oggetti, come l'esempio mostrato sopra, come molecola monodimensionale o tridimensionale. E la cosa stupefacente, quando ci fermiamo a riflettere su questa cosa, è che in effetti anche questi due oggetti, siccome rispettano le regole del linguaggio, sono rappresentazioni di oggetti possibili, e di fatti esistono, anche se per esempio nel caso del prismano o benzene di Ladenburg, che era stato proposto come possibile struttura del benzene, la sua sintesi è venuta praticamente 100 anni dopo che era stato proposto per la prima volta, perché è una molecola stabile. Quindi, come vediamo, l'insieme di simboli e di oggetti che usiamo per parlare delle molecole è un linguaggio, perché ci permette di veicolare informazioni anche quando non siamo completamente, diciamo, coscienti o non stiamo facendo attenzione a tutte le informazioni che vogliamo trasmettere, e a seconda del significato che vogliamo includere, che vogliamo rappresentare, possiamo variare sempre all'interno delle regole del sistema. Sull'ultima colonna, infine, vi ho messo, volendo, un'altra possibile versione dello stesso linguaggio. L'oggetto che vedete nell'ultima colonna, la sequenza di C, sono i cosiddetti smiles, ovvero sia un sistema utilizzato in informatica per rappresentare le formule di struttura, e funziona in maniera analoga alle formule chimiche. Praticamente due atomi il cui simbolo si succede sono legati da un legame semplice. L'hash, o insomma il cancelletto, significa un legame triplo, e l'uguale è un legame doppio, e i numeri indicano legami a ponte tra gli atomi. Questo sistema viene utilizzato, siccome diciamo ogni molecola è rappresentabile tramite una stringa, viene utilizzato molto nell'ambito della chemioinformatica, in particolare perché è efficiente nel confrontare stringhe quando si lavora con dei database e con grandi quantità di dati. E quindi, come vedete, anche diciamo alla fine ha le stesse regole del linguaggio chimico normale, per cui a più di 150 anni il tradizionale linguaggio della chimica era abbastanza funzionante e ragionevole per poter essere utilizzato direttamente in un ambito di data mining. Non solo possiamo rappresentare geometrie e diciamo strutture, ma anche proprietà dinamiche nel tempo, per cui alterando o cambiando alcune caratteristiche della nostra rappresentazione, noi possiamo includere la mobilità di una molecola o facilmente il numero di isomeri che essa ha, ovvero sia di conformazioni equivalenti. Questo ad esempio come nel caso in cui mostro delle formule di Newman. Oppure nel caso sotto, sapendo quali sono le caratteristiche di un doppio legame e le sue proprietà, direttamente dalla struttura e dalla disposizione dei doppi legami, noi attraverso una rappresentazione geometrica molto semplice possiamo dedurre immediatamente quale sarà l'esito, in questo caso di una reazione sigmatropica, nel momento in cui noi forniamo energia al sistema, quindi la trasposizione dei doppi legami. E anche questo è una quantità enorme di informazioni e di significato che noi riusciamo a includere dentro la formula, quindi stiamo caricando i simboli di significato. Non solo, ma possiamo adattare tutto questo insieme ad una ricerca, diciamo, automatica, per cui possiamo pensare di passare dall'immaginare noi singolarmente a mano tutte le molecole possibili che sono scrivibili come C6H6 all'affidare questa cosa ad un algoritmo, per cui è molto semplice, è diretto pensare che una formula chimica scritta in quel modo possa essere rappresentato come un grafo in cui i singoli gruppi funzionali sono i nodi e i legami sono gli archi che li connettono, e possiamo quindi fare uso direttamente di tutta l'algebra che esiste sui grafi per cercare tutti i possibili alcani con quella formula bruta. E la stessa cosa potremmo farla se ci fosse un doppio legame, uno più doppio legami, cambiando il peso per esempio degli archi. Per cui diciamo, possiamo fare un uso estremamente flessibile delle formule, che quindi non sono semplicemente una notazione breve, per cui è più semplice scrivere NaCl piuttosto che cloruro di sodio. È molto più fondamentalmente un caricare di significato e di informazione un oggetto, e quindi diciamo, questo ci permette di trasmettere molta più informazione di quella che non potremmo fare utilizzando il semplice linguaggio scritto. Quindi è uno dei motivi del successo della disciplina, e non a caso i suoi padri l'hanno individuato dall'inizio come una necessità. Quindi ora, avendo diciamo, rivisto insieme tutte queste caratteristiche del linguaggio della chimica, cercherò di farvi vedere come con la nascita, diciamo, con l'introduzione del massiccia dell'informatica all'interno della ricerca in generale, quindi anche della chimica, nascano nuove possibilità e nuove esigenze, e in particolare anche diciamo, legato alla mia personale attività, quale sia il ruolo della grafica al computer nei confronti della ricerca chimica. Nel far questo, diciamo, inizialmente vediamo un attimo qual è l'ambito in cui il calcolo e l'informatica vengono utilizzati all'interno della ricerca chimica, ricordandoci che comunque sia la crescita esponenziale che c'è ancora, ci sarà per un po', della potenza di calcolo disponibile e la contemporanea discesa dei prezzi a parità di potenza di calcolo permettono l'applicazione sempre più massiccia di queste tecniche all'interno diciamo, di tutte le attività di ricerca, compresa la chimica. La chimica computazionale diciamo, include tutta l'attività che comprende l'elaborazione di nuovi modelli teorici e matematici, che vengono poi trasformati in algoritmi, per predire o descrivere le proprietà di molecole in interazione tra di loro o con la luce. Ed è un ambito estremamente importante in generale all'interno della chimica. Diciamo, basta considerare che ad esempio negli ultimi 50 anni sono stati assegnati 3 premi Nobel per la chimica computazionale, ma ancora di più se andate a considerare le pubblicazioni più citate nella storia del JACS, la metà di queste 10 prime pubblicazioni sono pubblicazioni di chimica computazionale, solamente all'interno del JACS, quindi di una delle 2 o 3 riviste più importanti, diciamo, del settore. E la chimica computazionale e la modellistica molecolare si cerca di descrivere le proprietà di oggetti estremamente diversi tra di loro e di dimensioni diverse, sia nello spazio, quindi non solo di oggetti ma più in generale di fenomeni, sia nello spazio che nel tempo. Per cui si passa dalla descrizione di modi elettronici ultraveloci nella scala dei femtosecondi, e quindi a oggetti formati in genere di pochi atomi, per cui è necessario impiegare modelli molto complessi e molto costosi e che necessitano di grande potenza di calcolo. Via via si può, diciamo, passare a una descrizione sempre più approssimata del sistema, in cui una parte degli oggetti che lo compongono vengono trattati in maniera implicita, per cui dagli elettroni possiamo passare ai moti nucleari, e quindi facciamo un salto sia nello spazio che nel tempo, passiamo dai femtosecondi ai nanosecondi e magari dagli angstrom ai nanometri, e possiamo descrivere molecole più grandi. Via via, salendo nello spazio e nel tempo, possiamo descrivere associazioni tra molecole, polimeri, sistemi biologici, aggregati di proteine, quindi sistemi biologici o inorganici sempre più grandi, e i cui tempi tipici sono ancora più grandi, per cui possiamo finire ai micron dal punto di vista spaziale, e ai millisecondi o ai microsecondi dal punto di vista temporale. In ogni caso sono oggetti radicalmente diversi e assolutamente lontani dalla nostra esperienza quotidiana, ovviamente, quindi estremamente lontani da noi sia nello spazio che nel tempo, non di meno sicuramente più estesi, più complicati delle molecole che abbiamo rappresentato prima, se andiamo a guardare alcune loro proprietà, e che, diciamo, è abbastanza intuibile quindi che sia probabilmente necessaria e sicuramente estremamente utile un modo delle convenzioni per rappresentare questi oggetti che trasmettano anche loro una grande quantità di informazioni in maniera molto agevole. Diciamo, gli esempi che vi mostro a questo riguardo di seguito riguardano più che altro l'ambito biochimico per una mia deformazione, nel senso che lo conosco meglio, però possono essere, cambiando le convenzioni, tranquillamente estesi più in generale. Partiamo dall'altro lato, e cioè vediamo qual è l'importanza di poter rappresentare comodamente e agevolmente gli oggetti se non possiamo far uso di computer. Potete, diciamo, leggere tranquillamente da voi l'aneddoto che riporto lì, e nelle tre fotografie vedete intanto a destra due premi Nobel che diciamo, guardano un modello tridimensionale fisico, un plastico di una proteina praticamente, e a sinistra un'altra rappresentazione di questo tipo. La cosa interessante dell'aneddoto, come potete leggere, è che questo tipo di rappresentazioni, che veniva utilizzato in cristallografia negli anni 50, quindi comportava il produrre modelli fisici molto ingombranti, ha dato da solo luogo a una serie di scoperte molto importanti. In particolare si è capito che proteine con una sequenza abbastanza diversa tra di loro, una sequenza primaria, cioè l'elenco degli amminoacidi dal primo all'ultimo, diverso, potevano appartenere alla stessa superfamiglia, allo stesso gruppo, avere funzionalità simile, perché poi il loro folding era simile. Questa era una cosa che, diciamo, inaspettata all'inizio nella cristallografia, e una delle prime evidenze c'è stata proprio confrontando due plastici, due oggetti di proteine abbastanza diverse tra di loro come sequenza, come riportato lì. Ora, è abbastanza, per certi versi abbastanza scontato che poter visualizzare un oggetto, perché alla fine le formule soprattutto sono una visualizzazione di un oggetto, come dicevamo prima, estremamente lontano dal nostro vissuto, quindi in pratica sono un modo per portare alla nostra scala di spazio e di tempo qualcosa di radicalmente diverso. Quindi non è un caso che la visualizzazione sia così importante nella chimica e in altre discipline, proprio perché il nostro modo di percepire gli oggetti non è passivo. Noi ogni volta che guardiamo qualche cosa, che la osserviamo, sostanzialmente facciamo un confronto con quello che già conosciamo e abbiamo percepito. Quello che c'è scritto lì, che un terzo dei neuroni viene attivato quando riceve stimoli visivi, per la maggior parte è quello che in informatica viene chiamato post-processing. E vabbè, poi io diciamo, spesso mi appoggio a questa citazione del filosofo Alfred Whitehead, che secondo me diciamo, è molto incisiva nel sottolineare quanto sia importante che le cose siano il più semplici possibile e non il più difficile possibile, soprattutto quando si tratta di trasmettere delle conoscenze. Ora, diciamo, le formule, le molecole, in generale, sono un modo di rappresentare delle proprietà quantitative, che è diciamo, una necessità generale delle scienze e dell'ingegneria, ed è infatti una cosa studiata in generale, per cui esistono una serie di regole e di convenzioni verificate in genere empiricamente che ci danno un'idea di come è possibile codificare, come c'è scritto lì, un certo tipo di informazione in un grafico o in un'immagine, volendo dare più risalto a una caratteristica o ad un'altra dell'oggetto rappresentato. Per cui, ad esempio, a sinistra c'è una serie di categorie, di grafici, per cui una rete, quindi oggetti e relazioni tra di loro, si prestano bene ad essere rappresentati in una mappa o in un grafo, oppure quantità indipendenti attraverso un istogramma, quantità dipendenti o relazioni dipendenti invece attraverso un grafico continuo in cui almeno uno degli assi sia la variabile indipendente. E all'interno di questi grafici possiamo variare diciamo, la scelta in qualche modo tipografica con cui rappresentiamo gli oggetti, giocando sulla lunghezza, sull'orientazione, sullo spessore, sul colore, sulla trasparenza, su tutta una serie di possibilità, che è analogo a quello che facciamo quando, scrivendo una molecola o una formula, scegliamo di mettere in evidenza un legame o un gruppo funzionale, o ne scriviamo esplicitamente la chiralità, ad esempio, scrivendo qual è l'orientazione dei gruppi rispetto al piano del foglio o all'utilizzatore. E tutto questo è stato fatto anche nell'ambito della chimica. Per cui, diciamo, qui adesso vi presenterò una serie di esempi che mostrano com'è possibile codificare dell'informazione all'interno di una figura di questo tipo fatta al computer a partire da un oggetto reale, adesso spiego meglio, e seguendo alcune semplici regole, ovvero sia l'analogo del contare fino a 4 o poco più di cui parlavamo prima. Allora, come sicuramente sapete, le proteine sono polimeri lineari estesi che hanno una struttura tridimensionale che deriva dal loro ripiegamento e che in genere presenta dei motivi strutturali costanti, e i due motivi strutturali più grandi, più importanti, più comuni ovviamente sono la cosiddetta elica alfa e il foglietto beta, le cui caratteristiche geometriche sono elencate lì. Ora, convenzionalmente queste due strutture vengono rappresentate come nastri e frecce, come vedete lì, per cui in questo caso, ad esempio, nell'elica alfa, è possibile, diciamo, il verso dell'elica, la rotazione viene dato, ovviamente si capisce che è un'elica dal ripiegamento, e lo spessore rispetto a questa parte qui, che è priva di struttura, rende subito disponibile all'osservatore il fatto che questa sia una parte strutturata. E la differenza di colore vi dà anche il verso e l'orientazione dell'elica. E la stessa cosa è possibile fare per i foglietti attraverso questi nastri a forma di freccia. In più, siccome possiamo giocare come prima col colore e con le trasparenze, possiamo in qualche modo utilizzare gradienti di colore per distinguere e per codificare diverse proprietà al loro interno, per cui ad esempio questa qui che è una lega alfa regolare viene distinta facilmente da questa qui che è una lega P in questo caso, per cui le proprietà del passo e della distanza tra i residui sono leggermente diverse. E in questo caso ad esempio è stata distinta quest'ultimo segmento beta perché magari in questo caso diciamo lo so, perché rappresentava una regione di particolare interesse per lo studio in questione. E quindi sostanzialmente abbiamo stabilito una convenzione in cui oggetti molto complicati e molto estesi sulla scala chimica vengono rappresentati attraverso un numero minimo di regole. Le regole sono sostanzialmente queste, per cui in alcuni casi vengono rappresentati gli atomi attraverso dei colori standard, oppure vengono rappresentate le strutture secondarie e, combinando le prime due categorie, possiamo evidenziare facilmente la struttura di un polimero biologico, i domini che lo caratterizzano e nel parlarne permettere all'utente di individuare rapidamente quali sono le sue caratteristiche. È anche facile, a questo punto è anche facile capire, perché diciamo viene spontaneo che ad esempio quest'elica arancione qui, che è distante dal resto del dominio ripiegato, presenterà probabilmente una mobilità maggiore, un disordine intrinseco maggiore rispetto al resto della proteina. E questo è effettivamente, come vedremo, rappresentabile e vero. Per cui più in particolare possiamo giocare con tutte queste regole per disegnare e caricare di significato oggetti molto diversi e molto complicati tra di loro. Ovviamente l'approccio più semplice possibile è il fare in tre dimensioni, o diciamo proiettare, perché poi comunque è un'immagine bidimensionale, gli atomi e i legami come sfere e cilindri collegati tra di loro e mettere in relazione le loro proprietà in base al colore e alla dimensione, come viene fatto nel primo pannello. Oppure rappresentare sovrastrutture più complicate, quindi di un ordine superiore, attraverso le convenzioni che abbiamo descritto prima, come viene fatto nel secondo pannello, e in più possiamo sovrapporre più oggetti o più proprietà all'interno di queste immagini, in modo ad esempio da far vedere quali sono qual è ad esempio la diversa polarità o il diverso potenziale elettrostatico o quasi qualsiasi altra cosa che vi venga in mente rispetto ai vari gruppi funzionali e alle varie subunità che compongono una molecola, come viene fatto nel terzo esempio, o confrontare direttamente varie geometrie tra di loro, come viene fatto nel quarto esempio. E la cosa, diciamo, rilevante è che tutte queste immagini non vengono costruite ad hoc, ma sono realizzate tramite degli algoritmi molto spesso piuttosto semplici, direttamente da file che contengono le coordinate spaziali di quegli atomi ricavate da calcoli o da esperimenti, per cui quello che vedete sono oggetti reali che qualcuno ha osservato o ha ipotizzato e vengono rappresentati direttamente in questo modo, per cui ogni volta che un osservatore, un utilizzatore in possesso delle informazioni sufficienti vede un oggetto di quel tipo, può ricostruire una certa quantità di informazioni in proposito semplicemente guardandolo, proprio come viene fatto, anche senza sapere niente della sua storia, come viene fatto con una formula. Ad esempio, per quanto riguarda la rappresentazione simultanea di struttura e proprietà. Se prendiamo una delle proteine mostrate anche prima, ovvero sia la topoisomerasi umana, e ne simuliamo il comportamento al computer, avremo che questo oggetto, che è abbastanza grande dal punto di vista nanoscopico, ha un proprio disordine interno, si muove a temperatura ambiente e le sue varie parti si muovono in maniera diversa. Ora noi possiamo, rispetto al riferimento, rappresentare la mobilità delle varie parti con un grafico bidimensionale normale come abbiamo visto prima. Per cui questo è l'ordine degli amminoacidi e quella è la loro fluttuazione media in angstrom. Vuol dire che rispetto alla posizione di equilibrio, quella più probabile, tendono a fluttuare di quella quantità. Possiamo anche però accoppiare o utilizzare questa informazione sulla struttura della proteina. Per cui rispetto ai nastri e alle frecce che abbiamo visto prima, possiamo codificare questa proprietà nello spessore e nel colore del nastro o della freccia. Per cui immediatamente guardando questo disegno possiamo sapere quali sono le parti più mobili o più rigide della proteina che abbiamo rappresentato. Per cui possiamo rappresentare struttura e proprietà allo stesso momento come facevamo con le formule. E quindi in questo pannello ci sono altri esempi di proprietà mappate sulle strutture rappresentate attraverso dei disegni. Per cui, e tutte queste sono in questo caso ricavate da calcoli, per cui sono informazioni quantitative e non disegnate a mia scelta, a mio piacere, rispetto a un certo modello, quindi ovviamente avranno il loro errore, i loro limiti, il loro significato solo all'interno di un certo contesto, ma all'interno di questo contesto sono rigorose. Per cui nei primi due esempi, ad esempio, possiamo vedere come è possibile rappresentare la densità media di una specie rispetto ad un'altra, se avessimo una miscela, semplicemente facendo delle mappe di densità. Nel terzo caso, in effetti, possiamo rappresentare, questo è abbastanza semplice, gli orbitali atomici come isosuperfici ad un certo valore. Possiamo rappresentare linee di campo e sovrapporre la struttura. Oppure, ad esempio, nel pannello E, possiamo vedere quali sono i volumi interni di un oggetto come la proteina rappresentata, abbastanza complicati e abbastanza intricati, perché questi volumi, quando sono abbastanza costanti nel tempo, probabilmente sono le vie d'accesso utilizzate dalle molecole target di quell'enzima, perché quella è un enzima, e quelle sono le vie d'accesso con cui le molecole che partecipano alle reazioni catalizzate da quell'enzima arrivano al sito attivo, che in genere è all'interno. E infine, qui purtroppo è una ripetizione, c'è l'esempio di prima in cui viene rappresentata una proprietà nel tempo all'interno di una singola struttura. Qui ho semplicemente, purtroppo l'ho lasciata in inglese, ma vabbè, insomma, non credo che sia un problema, rielencato le regole fondamentali di tutti gli esempi che vi ho mostrato prima, che come vedete sono abbastanza semplici. Se le riguardate e le relazionate poi ai disegni che ho mostrato prima, potete vedere che sono sufficienti per rappresentarli, ovviamente poi avendo a disposizione i dati iniziali, ovvero sia le strutture. E non mi ricordo se l'ho detta questa cosa, ma tutte le presentazioni del corso saranno disponibili poi sulla pagina web, giusto, del nostro gruppo. C'è scritto all'inizio di questa presentazione, sarebbe dreams.sns.it, nella sezione download. L'anno scorso anche sul sito dei Lincei, comunque sono disponibili. Ok, quindi questa era la seconda parte della presentazione che riguardava l'uso della grafica, però adesso di una grafica bidimensionale. Ovviamente, siccome questo è possibile, possiamo anche pensare di utilizzare questa cosa in un ambiente tridimensionale e quindi far uso di quella che si chiama realtà virtuale. Ora, l'idea di usare la realtà virtuale in chimica non è nuova. In effetti risale agli anni 90, per cui diciamo persone molto più in gamba di me, e anche più grandi in questo caso perché io ero piccolino all'epoca, hanno intuito le potenzialità che c'erano nelle tecnologie di realtà virtuale praticamente immediatamente. Per cui quella citazione che riporto sotto, che risale alla metà degli anni 90, come vedete riguarda la definizione di uno standard per rappresentare molecole in realtà virtuale, il 1994, che precede, succede di pochi mesi alla definizione del primo linguaggio usato dagli informatici per descrivere oggetti in realtà virtuale, che è VRML. Ci sono massimo 9 mesi di differenza tra i due, per cui l'idea di applicarle è, diciamo, venuta subito. Solamente che le tecnologie, per qualche motivo che negli anni 90 sembravano promettenti, si sono rivelate poi troppo costose e non abbastanza potenti, per cui queste possibilità sono tornate di moda in maniera abbastanza massiccia negli ultimi 3 o 4 anni. Quali sono le caratteristiche di un vero ambiente di realtà virtuale? Che cosa offre di più rispetto ad un grafico su un foglio o su uno schermo? Intanto è interattivo, per cui l'utilizzatore, avvicinandosi all'oggetto, ci può interagire e quindi interagendo riceve una serie di stimoli, di feedback, e può trasmettere o ricevere altre informazioni. E in più è immersivo, e questa è una caratteristica particolarmente importante perché ci permette di sfruttare oltre alla vista quello che in qualche modo potremmo definire come il sesto senso, ovvero sia la capacità di capire quali sono le proporzioni di un oggetto in relazione a noi grazie al nostro corpo, cioè facendo uso di quella che viene definita propriocezione, capacità in base al quale anche se io adesso chiudo gli occhi so che sto in piedi e so qual è, perché l'ho vista prima, la disposizione, se me le ricordo, la disposizione degli oggetti intorno a me. Nel momento in cui interagisco con una cosa che non è rappresentata su uno schermo ma è veramente trasportata alle mie dimensioni e io mi ci posso muovere e rispetto a lei capisco molto meglio come è fatta. E ovviamente questo necessita di una serie di tecnologie che abbiamo peraltro qua alla scuola, che sono diciamo, visitabili attraverso un altro programma che si chiama VIS, di cui potete trovare informazioni sul sito della scuola, e sono utilizzabili anche con tecnologie in alcuni casi diciamo, relativamente a basso costo. Le tecnologie a basso costo sono quelle che vedete rappresentate in basso, ovvero sia i cosiddetti elmetti o caschi 3D, che sono dei caschi immersivi in cui l'oggetto viene rappresentato indipendentemente sui due occhi, per cui voi ne avete una impressione tridimensionale. Solamente che a differenza di quello che dell'esperienza che potreste avere in un cinema, il punto di vista che voi avete rispetto all'oggetto cambia a seconda di come voi vi muovete rispetto a lui, mentre il punto di vista nel cinema è fisso ed è il motivo per cui molto spesso è disorientante, soprattutto se siete non al centro e se siete particolarmente sensibili. Con questo tipo di tecnologie invece l'interazione è quasi completamente naturale, per cui voi effettivamente vi muovete intorno agli oggetti che rappresentate. A un livello abbastanza più alto di efficacia, ma purtroppo molto più alto di costo, ci sono i cosiddetti teatri virtuali o cave 3D, che sono delle stanze dotate di specchi e proiettori in cui, come vedete nelle foto, è possibile letteralmente entrare negli oggetti rappresentati, quindi entrare in una molecola o, se volete, come dicevamo prima, portarla ai vostri tempi e ai vostri spazi. E diciamo, questo è più o meno tutto. Adesso vi mostrerò, anche se purtroppo la fruizione in questo caso sullo schermo non è la stessa, 2 brevi filmati di macromolecole rappresentate con le tecnologie che vi ho detto e disegnate attraverso le convenzioni di cui abbiamo parlato prima, e diciamo dovreste essere in grado di percepirne molto facilmente. Tra l'altro, come vedete, c'è l'utilizzatore sullo sfondo come un'ombra che lo muove, e in pratica in questo caso cosa succede? c'è questo farmaco che interagisce con il DNA, quindi si intercala tra le sue basi, ovviamente poi c'è un effetto biologico in questo caso, e l'utilizzatore porta il proprio oggetto sulla sua scala, proprio facendo e interagendo, praticamente avvicinando il farmaco ed il DNA. In questo caso avevamo rappresentato l'oggetto nel modo più semplice possibile, ma possiamo disegnare anche oggetti molto più grandi. Ovviamente in questo caso è semplicemente un filmato, ma vi assicuro che se voi foste immersi nel teatro virtuale in questo momento tocchereste proprio la doppia elica, visto che questo è un frammento di DNA che viene rappresentato, e ne avreste una percezione estremamente diretta ed efficace, anche senza saperne più di tanto, insomma, tanto che ogni volta che qualcuno poi fa la visita, 9 utilizzatori su 10 vedi che cercano di prendere le molecole e di toccarle, proprio perché è normale ed è abbastanza istintivo, nel momento in cui usiamo la propriocezione, interagire con l'oggetto. Vabbè, questo è, tanto lo posso far vedere, tanto è breve. Un oggetto ancora più grande è rappresentato all'interno del cave, sono quasi 1 milione di atomi. È un compartimento cellulare epatico, non ne so molto onestamente, l'abbiamo scelto solo perché era un cristallo, quando l'abbiamo scelto, uno dei cristalli più grandi disponibili, e sì, non mi ricordo se sono 1 milione o 1,5 milioni di atomi pesanti, quindi diciamo, per la nostra scala è grande come una portaerei. E questo, diciamo, permette tutta una serie di trucchi che ci permettono di trasportare in 3 dimensioni tutta la, se volete, la tecnologia che abbiamo nelle formule e nelle rappresentazioni tridimensionali, e per cui di interagirci direttamente. Per cui, ad esempio, nella serie di fotografie che ho mostrato qui, possiamo far vedere come mettiamo in relazione diverse strutture, in quel caso era un filmato, cioè diverse strutture nel tempo, con un grafico e una reazione, e l'utilizzatore all'interno del teatro tridimensionale interagisce con questi oggetti, per cui può mettere in relazione direttamente informazioni quantitative ricavate dal grafico con le geometrie e percepirle in maniera efficace. Per cui diciamo, utilizziamo in maniera veramente efficiente alla fine quello che è una convenzione fatta di poche regole. Ovviamente tutto questo è possibile solamente avendo a disposizione la tecnologia giusta, per cui se è vero che diciamo, a parità di potenza di calcolo i processori, i computer costano sempre meno, comunque sia, in questo caso per restare all'avanguardia sia per la parte rappresentativa che per produrre i dati e i numeri che vogliamo rappresentare, è spesso necessaria una grande potenza di calcolo. Diciamo, come ultima fotografia ho voluto mostrarvi la nostra sala server, in 2 foto, una da vicino e una da lontano, e come vedete, insomma, sono tante macchine, tanti server che diciamo, sono il motore che permette poi di guidare, di utilizzare la macchina che abbiamo mostrato prima, ovvero sia le rappresentazioni e quant'altro. Quindi questo, diciamo, ho finito, era l'ultima slide, e giusto l'ultima cosa, volevo ringraziare le persone del gruppo che più da vicino lavorano con me, a cominciare dal professor Barone, con cui io lavoro con loro, insomma, per quanto riguarda la parte di grafica e di rappresentazione. E ho finito. Non so se c'è qualche domanda. È possibile, se vuoi rispondere tu, è possibile tramite l'altro programma in effetti. Allora, vai. Allora, durante queste lezioni... No, no, no. Ho sentito dire possibile, sì, dunque, a questa i laboratori che avete visto qui all'ultimo piano nell'altana proprio del Palazzo della Carovana presenta alcune strutture, tra cui il cave 3D, che è questa stanza, in realtà è una stanza aperta, sono 3 pareti più dei proiettori in cui le persone possono entrare fisicamente e con appropriati dispositivi essere immersi in questa realtà. Chiaramente per il tipo di utilizzo di questa strumentazione si deve andare in piccoli gruppi. Quindi abbiamo circa 85 iscritti e non era possibile prevedere per tutti durante questo corso di 5 lezioni una visita al cave, perché risulta una visita di circa mezz'ora per gruppi di 10 persone, quindi sarebbe stato fuori quota. Infatti inizialmente volevamo mettere un target minore come numero di persone da accettare per il corso, però avremmo sacrificato così invece la parte frontale che è fruibile da un centinaio di persone. Quindi se siete interessati, visto che questo riguarda proprio le scuole secondarie, quindi licei, istituti tecnici, quindi il grado secondario di istruzione, potete andare sul sito di VIS, penso il sito sia vis.sns.it, dove c'è un apposito programma di outreach, cioè di quindi divulgazione della scuola normale, in cui è possibile prenotare delle visite e quindi gruppi di studenti, insomma generalmente delle classi, accompagnati da alcuni insegnanti, prendono appuntamento e il tutto dura circa un'ora. Hanno prima una presentazione di alcuni studenti perfezionandi su quello che andrete a vedere, e poi una presentazione, proprio una fruizione pratica del laboratorio. Quindi sicuramente potete andare sul sito, tra l'altro stanno partendo ora le prenotazioni, ancora dobbiamo accordarci con il coordinatore del corso, quindi sicuramente c'è ancora disponibilità e vanno avanti fino a maggio. E questo ve lo consiglio perché è molto interessante. C'è poi la possibilità, nel caso non riusciate a rientrare in questo, di fissare un appuntamento direttamente con noi. È un pochino più complicato perché appunto lavorano, le persone che sono sul laboratorio lavorano e quindi chiaramente bisogna trovare la tempistica giusta. Lo facciamo soprattutto per le scuole medie e anche le scuole elementari. Stamattina c'è una scuola elementare perché il programma VIS è solo per le superiori, allora in questo caso permettiamo a loro. Quindi se siete interessati andate lì o mi scrivete a monica.sanna.sns.it. è anche lo stesso diciamo, contatto che trovate poi nella pagina dell'INCEI, quindi se mi scrivete un'email poi insomma, troviamo il modo di farlo. Altre domande? Coffee break. C'è un coffee break, in realtà è previsto per le 4:30, non so se è ancora allestito qui al secondo. se no aspettiamo, se non avete manco curiosità, perché altrimenti non farei iniziare il studio di Dimitri, anche così magari il dottor Skouteris magari vi riposate un pochino e prego. Vabbè. Al di là, diciamo, del virtuosismo poi visivo, ecco, insomma, anche di immergersi, ecco, in questa realtà tridimensionale delle molecole. E quali possono essere poi, diciamo, le applicazioni di queste tecniche? Per esempio, quando vedevo il farmaco intrappolato nella molecola del DNA, possiamo evincere delle informazioni come ad esempio tempi di rilascio o tempi di assorbimento da questi tipi di, tecniche, e come sostanzialmente? Allora, sì e no. Ovviamente direttamente da un filmato o una rappresentazione tirar fuori un numero soprattutto rigoroso, no, per quanto tipicamente con un minimo di pratica dovuta all'utilizzo, un'idea approssimativa di quali potrebbero essere le proprietà di un oggetto anche prima di fare esperimenti o calcoli, sì, perché poi c'è una certa, diciamo, abitudine a caricare di significato, quindi a mettere in relazione agli oggetti rappresentati, e peraltro c'è l'aspetto molto spesso che guardandoli ci possiamo rendere conto di cose che non stavamo cercando, e almeno la metà delle volte le cose più interessanti le troviamo così, come riportavo nell'esempio iniziale, quello, diciamo, l'aneddoto riguardante Richardson e la scoperta delle superfamiglie. E quindi sì, peraltro quando abbiamo a che fare con oggetti abbastanza complessi, quindi molecole di una grandezza minima, e facciamo delle simulazioni o degli esperimenti, in effetti la prima cosa che facciamo, che io, diciamo, devo convincere tra l'altro spesso gli studenti a fare, è guardare il loro esperimento, cioè guardarsi le configurazioni, guardarsi il filmino e vedere cosa succede. Perché se io stampo semplicemente una tabella di numeri, che possono essere la pressione interna del sistema che sto simulando se a volume costante, è difficile, a meno che a un certo punto non cambi di diversi ordini di grandezza, capire in base alla temperatura o alla pressione se ha cambiato fase o è congelato o sta esplodendo. D'altra parte, se io intendevo costruire un modello per rappresentare un liquido, quello che ottengo poi è un vetro o un ghiaccio, questo si vede molto facilmente rappresentando e visualizzando l'oggetto. Quindi sicuramente non lo definirei un virtuosismo, è una necessità. Poi c'è anche una certa quantità di virtuosismo e di estetica che sicuramente viene cercata. Vabbè, questo è, sì, non ci sto pensando comunque, però diciamo riguarda più la realtà virtuale che il... No, giusto per far capire come potrebbe essere utilizzato, ci sono delle applicazioni, se avrete modo di vederle, per esempio sviluppate in collaborazione con lo Stella Maris, in cui si vede ricostruito un cervello da delle TAC che sono state fornite, quindi esami veri, ed è possibile lì andare ad esplorare il cervello e vedere, tra l'altro un cervello che ha dei danni, quindi vedere, poter ruotare la rappresentazione, vedere, avere un'idea ricostruita prima ancora di andare a fare per esempio un'operazione, oppure anche altri tipi, cioè viene utilizzata, magari non in tantissimi perché è piuttosto costoso e poi deve essere molto dettagliato, anche per andare appunto a fare indagini preoperatorie, nel caso per esempio di problemi alla tiroide. Insomma, ci sono vari, chiaramente questo... Posso fare un piccolo appunto? È un caso leggermente diverso di applicazione, perché in quel caso per esempio c'è uno sforzo ancora magari anche più interessante, perché in quel caso lo sforzo per definire delle regole sintattiche, ortografiche, eccetera, è in corso, per cui non c'è una naturalità nel rappresentare gli oggetti. Il caso della chimica, a parte che ovviamente questi sono incontri sulla chimica, però secondo me è interessante perché è già invece definita in maniera ormai abbastanza stringente e codificata, per cui chiunque faccia un minimo, diciamo, di chimica computazionale su sistemi abbastanza grandi capisce al volo quei disegni. Basta che siano un minimo all'interno della sua, diciamo, area di interesse. Ovviamente se tratta sistemi completamente diversi no, però sono qualcosa di naturale, come lo sono le formule. Definito e completo. È più definito, esatto. Allora, prego. No, c'è un... No, volevo solo... Prego, prego. C'è una curiosità, quindi... il range da cui prendete i dati in entrata per costruire questi sistemi virtuali è molto ampio, mi pare di capire. Cioè, a parte il tipo... i dati spettroscopici come per le proteine o il DNA? Allora, i dati provengono o da dati spettroscopici veramente che coprono una larga parte dello spettro, perché vanno dal lontano infrarosso ai raggi X, in maniera diversa, in ambiti diversi. Io, diciamo, in questo caso non ve l'ho... avrei dovuto farvelo vedere, ma con tecniche simili, ad esempio, io, diciamo, quello che vi ho fatto vedere riguarda, se vogliamo più i raggi X dal punto di vista sperimentale, la cristallografia, ma esiste tutta una serie di convenzioni e regole per rappresentare l'infrarosso, di cui pure si occupano ad esempio alcuni all'interno del nostro gruppo. E per quanto riguarda, diciamo, in generale più l'ambito, provengono da tutto quello che è pensabile di simulare o anche di più. Per cui tutto quello che è approcciabile attraverso una certa tecnica, con il calcolo ovviamente è rappresentabile. Questo va dai modi ultraveloci a sistemi quasi mesoscopici. Quindi da 1, 2, 5 atomi a 5 milioni. Allora, buonasera anche da me. Io mi chiamo Skouteris Dimitrios e continuo il discorso sul linguaggio della chimica e parlerò di, come vedete, abbattimento di barriere disciplinari tra fisica e chimica. Ora, abbiamo sentito precedentemente come ogni disciplina scientifica ha il suo proprio linguaggio che le appartiene, e credo che una misura, diciamo, del progresso scientifico può essere ottenuta proprio dall'abbattimento di queste barriere disciplinari e linguistiche tra i vari settori scientifici. E io adesso mi occuperò soprattutto della fisica e della chimica. Ora, a scuola abbiamo imparato e insegniamo che la fisica è lo studio dei processi che non coinvolgono un mutamento di una o più sostanze. E quindi alcuni dei concetti che incontriamo nella fisica sono il tempo, distanza, velocità, accelerazione, massa e inerzia, la forza e le leggi della dinamica. E impariamo anche che il moto dei corpi macroscopici, i corpi che conosciamo tutti, evolve secondo la famosa legge di Newton: il vettore della forza è uguale a massa per il vettore dell'accelerazione. E questo che significa? Significa che se conosciamo le condizioni iniziali del nostro sistema, posizione e velocità, siamo in grado di seguire la sua intera traiettoria nello spazio di configurazioni utilizzando le sue leggi di forza. Ad esempio, se sappiamo che la forza esercitata su un corpo è proporzionale alla sua distanza da un certo origine e nella direzione opposta, il corpo esegue un'oscillazione armonica semplice. Ora, ovviamente, anche se la legge di Newton sembra piuttosto semplice, si può usare per descrivere una varietà di fenomeni, come per esempio il moto dei pianeti, oppure le maree nella sua forma continua. E sappiamo anche però che, anche se le leggi di forza di un sistema possono essere molto variegate, ci sono dei vincoli che vanno sempre e comunque rispettati. Per esempio la conservazione dell'energia. Noi sappiamo che un corpo possiede energia cinetica dovuta al suo movimento, energia potenziale dovuta alla sua posizione e forse anche forma, energia termica dovuta al movimento delle molecole che lo compongono e così via. E se il corpo è isolato dall'ambiente, la sua energia totale deve rimanere costante. Isolato, qui intendo ad eccezione di forze il cui effetto è già incluso nell'energia potenziale. Più vincoli. Sappiamo che se un corpo di massa m si muove con una velocità v, allora esso possiede un momento lineare, chiamato anche quantità di moto. La pallina composta rimane ferma. Oppure, per esempio, qui ho due palline da 3 kg e da 2 kg che collidono a velocità 2 metri al secondo, 3 metri al secondo. Io ottengo un corpo di massa di 5 kg che partirà a un angolo di 45 gradi, semplicemente perché il momento lineare totale deve essere conservato. E poi c'è il momento angolare. Se un corpo ha una posizione R e un momento lineare P, allora possiede il momento angolare dato da questo prodotto vettoriale. E se non agiscono momenti esterni sul nostro sistema, anche questo deve rimanere costante. L'esempio del pattinaggio è un classico. Quando la ragazza porta le braccia vicino al corpo, allora la sua rotazione si accelera affinché il momento angolare rimanga costante. Ora, una domanda che sorge naturalmente è: da dove arrivano questi vincoli? Perché questi devono essere conservati e non altri? E si può dimostrare che tutti questi vincoli sono una conseguenza di una particolare simmetria. Per esempio, la conservazione dell'energia è una conseguenza della simmetria temporale. Il fatto che il sistema, anzi la dinamica del sistema, è la stessa prima, adesso e dopo. La conservazione del momento lineare non è altro che una conseguenza dell'uniformità dello spazio, cioè che lo spazio è lo stesso dappertutto. E la conservazione del momento angolare è una conseguenza dell'isotropia dello spazio, cioè lo spazio è lo stesso da tutte le direzioni. E un'altra importante simmetria delle equazioni di Newton è quella dell'inversione temporale. Se il tempo cominciasse a scorrere verso indietro, immaginiamo una particella che esegue una certa traiettoria, si genererebbe un'altra traiettoria che però rispetterebbe sempre le leggi di Newton. Quindi nella meccanica di Newton, siamo sempre nella fisica, non c'è una direzione preferita nel tempo. Un oggetto in caduta libera che quindi accelera, oppure lo stesso oggetto che muove verso l'alto e decelera, costituiscono entrambi traiettorie legittime. Allora, la chimica invece, a prima vista, e anche a tutte le viste fino a qualche secolo fa, sembra un modo completamente diverso, e qui si studia il mutamento, diciamo, ai ragazzi delle sostanze. Nel contesto chimico si incontrano concetti come atomi, molecole, legame chimico, la famigerata regola dell'ottetto, soluzioni, concentrazioni, eccetera, eccetera, acidi, basi e così via. Però un paio di somiglianze sopravvivono. Si impara per esempio che il tempo ha una valenza importante anche nei contesti chimici. Per esempio parliamo ai ragazzi della velocità di reazione, definita come la derivata nel tempo della concentrazione di una sostanza che partecipa alla reazione. E si impara presto che le reazioni chimiche proseguono verso una direzione ben definita. Cos'è che insegniamo ai ragazzi? Una reazione chimica procede verso la direzione che massimizza l'entropia totale. Entropia totale, cioè la somma dell'entropia del nostro sistema più l'entropia dell'ambiente. Il cambiamento di questa entropia deve essere positivo. Se volessimo per caso fare scorrere una reazione nella direzione opposta, sappiamo che dovremo compiere del lavoro, cioè quello che fa per esempio il sole durante la fotosintesi clorofiliana, che è praticamente l'inverso della combustione. Quindi sembra esserci un leggero paradosso qui, perché la fisica delle particelle sembra essere indifferente alla direzione nel tempo. Mentre la fisica macroscopica e la chimica sembra avere una direzione ben definita, proseguire verso la direzione di massima entropia, anche perché quando guardiamo un film sappiamo benissimo se lo guardiamo nel senso giusto o nel senso inverso. E questo è il paradosso della freccia del tempo. Però in realtà non c'è nessun paradosso, perché nella fisica macroscopica e nella chimica quello che osserviamo non è che un numero enorme di eventi microscopici, identici per quel che ci riguarda. E quindi è solo la statistica che favorisce certi percorsi. E perché favorisce certi percorsi? Perché certi percorsi portano a stati che hanno un enorme numero di microstati, o diciamo modi di essere. Insieme al nostro linguaggio in termini di proprietà medie nasce la freccia del tempo. Quindi per esempio un mazzo di carte può esistere in due stati, ordinato o disordinato, ma ci sono incomparabilmente più modi di essere disordinato che ordinato, e quindi se io mischio diciamo le carte, vado sempre da ordinato a disordinato spontaneamente. Se guardiamo a eventi proprio, diciamo, della termodinamica, noi sappiamo che l'entropia di 10 grammi di acqua liquida a 20 gradi centigradi è maggiore dell'entropia di 10 grammi di ghiaccio a 20 gradi centigradi, e quindi il processo di fusione è spontaneo a 20 gradi centigradi. Ed è giusto, se il tempo scorresse all'indietro è estremamente improbabile che l'acqua diventasse ghiaccio a 20 gradi centigradi. Ma se cambiassimo un pochino la nostra descrizione, e invece di parlare di 10 grammi di acqua liquida a 20 gradi centigradi, parlassimo di 10 grammi di acqua liquida a 20 gradi centigradi proveniente dalla fusione di ghiaccio. Adesso ci sono molti meno modi di essere questo che 10 grammi di acqua liquida. Anzi, questa entropia sarebbe uguale all'entropia di 10 grammi di ghiaccio a 20 gradi centigradi. E infatti se il tempo scorresse all'indietro, non abbiate alcun dubbio che questa acqua liquida si solidificherebbe a 20 gradi centigradi. Le leggi della fisica microscopica non hanno una direzione preferita, è semplicemente il modo in cui descriviamo le cose che assegna una direzione preferita al tempo. Quindi, tutto sommato, questa differenza tra fisica e chimica, dopo tutto, non è una differenza. Poi, anche se la chimica sembra obbedire a delle regole molto diverse della fisica, i vincoli della simmetria rimangono invariati. Lo spazio è sempre uniforme, sempre isotropico. La simmetria nel tempo c'è sempre, quindi la conservazione dell'energia, del momento lineare, del momento angolare, vale sempre, anche nella fisica. E questo è stato verificato attraverso esperimenti molto dettagliati. Anche se non è affatto ovvio, infatti durante i primi anni, diciamo, della meccanica quantistica, si considerava anche, diciamo, leggermente abbandonare la conservazione dell'energia, dire che l'energia si conserva solo statisticamente, mediamente. No, invece si conserva e come? Però manca qualcosa, siamo su una buona strada ma manca qualcosa. Cioè finora i fenomeni chimici sembrano obbedire alla fisica, ma sembra che questa non sia tutta la storia. Conosciamo tutti la tavola periodica. Noi sappiamo poi come è fatto l'atomo, il nucleo, gli elettroni che gli girano intorno, la forza elettrostatica che agisce da forza centripeta e così via. E però c'è qualcosa di troppo sistematico qui, nel modo in cui gli elettroni si comportano intorno agli atomi, come danno origine agli elementi. E ci siamo arrivati di recente, con la visione quantistica della materia. Ora sappiamo che quando la massa delle particelle diventa troppo piccola, la meccanica classica fallisce, crolla, e il carattere ondulatorio delle particelle comincia a essere dominante. E la situazione è esattamente analoga con il passaggio dall'ottica geometrica, l'ottica di raggi, di riflessione, refrazione, all'ottica ondulatoria, interferenza, diffrazione e così via. E che succede nella visione quantistica? Ora lo stato della particella non è più descritto da coordinate, velocità, traiettorine precise che variano nel tempo. Piuttosto adesso lo stato è descritto da un altro parametro, una funzione d'onda, una mappa che dipende da tutte le coordinate possibili dello spazio. E secondo quello che si chiama l'interpretazione di Born, il modulo quadrato di questa funzione d'onda fornisce la densità di probabilità che il sistema si trovi in un certo punto nello spazio. E l'esempio più famoso nel contesto chimico sono gli orbitali atomici che vedete qui, che descrivono gli stati degli elettroni negli atomi. Gli orbitali S, P, D, F e così via. E c'è un'altra cosa. Il cosiddetto principio di Pauli. Ora, il principio di Pauli non ci cade dal cielo, anche se lo facciamo credere ai ragazzi. Il principio di Pauli esso stesso è derivabile da principi relativistici, imponendo semplicemente il tempo come una quarta dimensione. Se diciamo, ok, tempo e spazio devono formare un continuo di 4 dimensioni, escono fuori diverse cose, tra quali il principio di Pauli, che ci dice che in un orbitale non ci possono entrare più di 2 elettroni. Questo principio pone vincoli agli stati elettronici che danno origine ai diversi elementi. Gli elettroni non possono più fare quel che vogliono intorno ai nuclei. No, devono entrare nelle loro casine, nei loro orbitali, in modi molto specifici e dare origine ai diversi elementi. Diciamo che il principio di Pauli finisce il lavoro di demolire il muro di Berlino fra fisica e chimica. I due sono partiti da principi molto diversi, ma adesso la comunicazione può finalmente accadere. Avendo visto come funziona bene la la visione quantistica nel caso di elettroni intorno agli atomi, la possiamo applicare anche al resto del moto, il moto dei nuclei. La funzione d'onda dipende anche dal tempo e questa dipendenza dal tempo, espressa dall'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo, ci dà informazioni sull'evoluzione temporale del sistema. E qual è la cosa meravigliosa? Che in analogia con la meccanica classica, la meccanica quantistica presenta la stessa identica simmetria rispetto all'inversione temporale. E poi abbiamo anche le solite leggi di conservazione, energia, momento lineare, momento angolare. Qui vi faccio vedere un esempio della mia ricerca. Questo è un moto di un nucleo in una dimensione. Questa è la mappa dell'energia potenziale e questa è la funzione d'onda che descrive il nucleo. Quindi il mio nucleo è più o meno localizzato qui, ma quello che non potete vedere è che questo nucleo ha anche una quantità di moto verso sinistra. Quindi se guardiamo che succede man mano che il tempo passa, vediamo che la funzione d'onda si muove e si muove, passa sopra questo buco di energia potenziale, quindi accelera, perché l'energia potenziale diminuisce, quindi l'energia cinetica deve aumentare. Una porzione della funzione d'onda del mio nucleo già arriva a questo muro e che succede? Quello che deve succedere, viene riflessa e interferisce con la parte della funzione d'onda che ancora non è arrivata. E che succede? Genera una oscillazione, diciamo, nella piazza di probabilità. Ed è un'oscillazione che in principio si può osservare sperimentalmente. Più interferenza, finché alla fine la riflessione è completa, il nucleo si muove e va via. Bene, però che cosa possiamo vedere di tutto questo? Questa è una citazione di Max Planck che, senza saperlo, tolse la prima mattonella dal muro di Berlino, diciamo. Che gli esperimenti sono l'unica fonte di conoscenza a nostra disposizione, il resto è poesia, immaginazione. Quante volte l'hai vista questa? Possiamo vedere reazioni chimiche accadere come singoli eventi attraverso questo metodo che si chiama il metodo di fasci molecolari incrociati. Questa è una fonte di atomi. Questa è una fonte di molecole e questo è un rivelatore. Quello che si fa in questo esperimento, questo qui. Gli atomi blu strappano gli atomi gialli dagli atomi rossi e quindi accade una reazione chimica e il nostro rivelatore ce lo fa vedere. Ora ovviamente sto semplificando troppo, però il principio è questo. E in questo modo possiamo osservare le conseguenze di molte identiche collisioni molecolari. Ma se sono interessato a molte identiche collisioni molecolari, perché non fare tutto in una provetta? Che bisogno c'è di tutta questa alta tecnologia? È perché in una provetta non sono identiche. Le collisioni avvengono a diverse energie, a diversi livelli vibrazionali, rotazionali, no. Invece qui è tutto identico. E questo si chiama processo di scattering. Quindi che succede in un esperimento di scattering? Un fascio di particelle A con una quantità di moto Ka collide con un fascio di particelle B con una quantità di moto Kb. Io in principio non so che cosa succederà, infatti lo vedo. Può darsi semplicemente che si scatterano l'una dall'altra e parlo di scattering elastico. Oppure può darsi che c'è trasferimento di energia dall'uno all'altro e e parlo di scattering inelastico, oppure che l'identità delle particelle cambia, chimica, scattering reattivo. Ora, non mi devo dimenticare dei vincoli che devono essere sempre obbediti. Scusate. Soprattutto qui la conservazione della quantità di moto. Questo è molto semplice. Basta che io baso i miei calcoli sul sistema di riferimento del centro di massa del sistema. Non vi preoccupate troppo delle formule. Questo è il sistema del centro di massa. Questo è il mio atomo, questa è la mia molecola. Collidono e succede quello che succede. Il punto che rappresenta il centro di massa esegue un moto rettilineo e uniforme e questo moto quindi viene comodamente ignorato. Non c'è alcun interesse. Deve essere rettilineo e uniforme, se no il momento lineare non sarebbe conservato. Una cosa un pochino più complicata è il cosiddetto diagramma di Newton. Nel diagramma di Newton posso vedere tutte le velocità dei miei componenti come vettori. Qui sto illustrando la collisione fra un atomo di neon e una molecola di ammoniaca deuterata però. Vediamo che mi dice il mio diagramma. Questo è il vettore della velocità degli atomi di neon. Questo è il vettore della velocità delle molecole di ammoniaca. E sono ad angoli retti. Perché? Perché li ho preparati così. Questa è la velocità del loro centro di massa. E queste qui sono le loro velocità nel sistema di riferimento del centro di massa, prima della collisione. E come studio che cosa succede dopo la collisione? Questo me lo dicono queste piccole velocità. Prima della collisione le velocità erano queste. Dopo la collisione sono queste. Che cosa notiamo? Che la velocità relativa totale è diminuita. Questo che mi dice? Mi dice che un po' dell'energia cinetica traslazionale è diventata energia interna e quindi è diminuita. Notate che qui uso solamente termini di fisica. Per esempio, il diagramma di Newton fornisce una semplice dimostrazione geometrica del perché quando un corpo collide elasticamente con un altro corpo immobile della stessa massa, le velocità finali dei due corpi formano un angolo retto. E chi di voi gioca a biliardo l'avrà visto. I vettori delle velocità finali partono dallo stesso punto di origine sul cerchio di Newton e terminano a due punti diametricamente opposti nel cerchio di Newton e quindi Euclide ci dice che devono formare un angolo retto fra di loro. Se per caso formassero un angolo acuto significherebbe che la collisione sarebbe inelastica, come quella che abbiamo visto prima. Una quantità di energia cinetica è stata rimossa dal moto, trasformandosi in energia interna. E se invece formassero un angolo ottuso, significherebbe invece che una quantità di energia interna è stata trasformata in energia cinetica, cosa che non si vede mai ovviamente nei corpi macroscopici, perché significherebbe una diminuzione dell'entropia, ma può benissimo accadere a livello di molecole. Questo semplicemente per farvi vedere che questa costruzione del diagramma di Newton ci fa capire anche cose della vita, diciamo, quotidiana. Torniamo alla nostra chimica e consideriamo una reazione chimica molto semplice, A più BC. Ora, il sistema A più BC è governato dà una funzione di energia potenziale che dipende da tutte le coordinate di questi tre atomi. È piuttosto difficile rappresentarla tutta e qui si vede il cammino di energia minima, come si chiama, dai reagenti a prodotti. AB più C sono i prodotti. E per andare dai reagenti ai prodotti passa attraverso quello che si chiama un punto sella, più conosciuto come stato di transizione. Qui vedete sempre questa reazione, da reagenti a prodotti, e se io mi limito a rappresentare tutto in una dimensione, vedo il diagramma che facciamo di solito vedere ai nostri studenti di reagenti massimo prodotti. Notate che qui sempre la chimica è un po' nel background. Sì, vabbè, parliamo di reazioni chimiche, però parlo sempre con termini di fisica. Quindi, avendo capito che le reazioni chimiche obbediscono alle stesse identiche leggi di qualunque sistema fisico, che cosa possiamo dedurre? Che è interessante studiare la loro dinamica per capire meglio le interazioni fra atomi e molecole. Cioè, che cosa posso studiare? Per esempio, la relazione fra la velocità relativa dei prodotti e quella dei reagenti, quello che avete visto prima con il neon e l'ammoniaca. Ora, se i due vettori puntano più o meno nella stessa direzione, si parla di scattering davanti, quando, malgrado gli sforzi del portiere, il pallone entra nella rete. Mentre se puntano in direzioni opposte, si parla di scattering all'indietro, il portiere riesce a parare. Oppure un altro aspetto importante della dinamica è la forma di energia, che intendo per forma di energia, traslazionale, oppure rotazionale, oppure vibrazionale, nei legami, che promuove una reazione. E qui adesso vi faccio vedere tre esempi di dinamica di reazione. Per esempio, c'è quella che chiamiamo dinamica indiretta, con la formazione di un complesso a lunga vita. I nostri reagenti si avvicinano, atomo più molecola, prima della collisione. Collidono e formano un complesso che sopravvive per molto tempo. Dopodiché si separano e la reazione, come potete vedere, è accaduta. Qual è la conseguenza di questo? Che la velocità relativa finale non si ricorda più niente, come si era formato il complesso iniziale. E quindi che significa? Che lo scattering indietro e davanti è uguale. Non c'è nessuna direzione, diciamo, preferita. Oppure posso avere quella che si chiama il meccanismo a rimbalzo. Si avvicinano i miei reagenti ma non formano alcun complesso. C'è una collisione e si separano. Qui la distribuzione adesso è all'interno. Il portiere è riuscito a parare. Oppure c'è la dinamica dello stripping. I miei reagenti si avvicinano, ma a una distanza un pochino grande, e mentre questo qui passa, strappa questo pallone rosso e va via continuando il suo viaggio. Il pallone è entrato in rete e qui abbiamo una distribuzione davanti e tutto questo si può vedere attraverso gli esperimenti. Per quanto riguarda, molto velocemente invece, la forma di energia che promuove una reazione chimica, guardiamo un po'. Qui sono i miei reagenti, qui sono i miei prodotti. E supponiamo che il mio stato di transizione si trova piuttosto verso i reagenti, quello che chiamiamo barriera precoce. Che succede? Succede che se io faccio l'errore di dare ai miei reagenti energia vibrazionale, cioè moto perpendicolare alla direzione di avvicinamento, non succederà una reazione, perché non ho l'energia che mi serve per passare attraverso la barriera. Mentre, se sono furbo, la rho energia traslazionale, la stessa energia, non più. Adesso però può usare questa energia per passare attraverso la barriera e formare prodotti. E come vedete i prodotti si formano anche vibrazionalmente eccitati. Invece il discorso si fa a rovescio quando la barriera è ritardata, cioè piuttosto verso i prodotti. Adesso è l'energia vibrazionale che aiuta la reazione, mentre l'energia traslazionale non aiuta molto. E questo si può vedere in una reazione vera. Questo è solo un esempio. Un atomo di fluoro più una molecola di idrogeno, che danno una molecola di fluoruro di idrogeno più idrogeno. Questa è una reazione molto esotermica con una barriera precoce. Ricordiamoci un po' che significa barriera precoce. L'energia più efficiente è l'energia traslazionale e l'HF si forma vibrazionalmente eccitato. Ci importa? Certo che ci importa. Questa è una reazione molto sfruttata nel laser chimico, dove HF si forma a livelli vibrazionali molto alti che quindi possono essere usati per produrre un laser infrarosso. E questo l'abbiamo potuto capire attraverso lo studio della dinamica di reazione, cioè una pura applicazione della fisica in una reazione chimica. Ecco la reazione, fluoro più H2, si incontrano, reagiscono, e formano HF più H. Quindi, malgrado le differenze in apparenza, sono le stesse leggi che governano sistemi chimici e sistemi fisici. E per i sistemi di scala atomica e molecolare, che sono quelli che ci interessano da chimici, la meccanica quantistica fornisce un modello più vicino alla realtà. Quindi, studiando la dinamica dei sistemi microscopici, partendo da principi fisici, noi possiamo comprendere proprio i meccanismi delle reazioni chimiche. Anzi, sarebbe più giusto dire i micromeccanismi, proprio in termini di distribuzione di energia e di orientamento. E quindi di conseguenza possiamo razionalizzare più facilmente la loro specificità in termini di trasferimento di energia e anche concepire modi di accelerarle o rallentarle. Quindi come take home message, mi piace questa citazione da Peter Atkins. Qualcuno con una mente fresca, senza dubbio, guarderebbe alla scienza e il suo potente riduzionismo, che ispira, come di gran lunga il miglior modo di capire il mondo. E grazie della vostra attenzione. Tanto, scusa, vi ricordo che le presentazioni sono disponibili sul sito dreams.sns.it oppure sulla pagina attraverso la quale vi siete iscritti del programma dei Lincei, e, mentre per le visite, se volete portare i vostri studenti, dovete fare riferimento al programma VIS, che è il canale, diciamo, di divulgazione della scuola, e quindi dovete cercare sul sito della Scuola Normale immersioni virtuali nella scienza, o VIS, e lì c'è, diciamo, un form che potete riempire, una trafila burocratica poi attraverso la quale potete fare queste visite che riguardano non solo la chimica ma anche fisica, neuroscienze, archeologia e basta, e avanza anche. Sì, anche archeologia. Tutto su questo sito VIS. Vabbè, vai. Ci siamo? Sì, sì. Quindi sì. Certo. Certo. No. No. Non ci sono costi. Ok, allora se non ci sono domande vi auguro un buon pomeriggio e ai prossimi incontri. Grazie di essere venuti.